tutti ragazzuoli, bentornati sul canale Crobo Astrale Ben 86. Buon lunedì 23 ottobre a tutti, bedazzi, nuovo video, stesso gioco, siamo sempre sul pezzo con il football 2024. Allora, voi state vedendo il video di lunedì, ma io l'ho registrato di domenica, come potete vedere col pigiamino nel cilpio totale ragazzuoli. Vi lascio, tre partite dello Scarsenal, abbiamo ribattezzato la seconda divisione, solo game ragazzuoli perché non ho avuto l'occasione di mettere né la cam né l'audio, quindi però avevo intenzione di condividerlo con voi. Niente spazio ai saluti, niente spazio ai ringraziamenti che lo farò in un prossimo video ad hoc perché abbiamo toccato quota 2000, io vi dico solo grazie e vi auguro una buona visione, grazie mille in anticipo per il supporto, vi grazie, alla prossima con un nuovo video, vamos! Tutti e blocchi di partenza in una giornata inaugurale che ha sempre un sapore diverso dalle altre. La linea del traguardo è molto distante e il modo in cui arrivarci è ancora tutto da decidere. Ma è nella partita di oggi che dovranno iniziare a gettare le fondamenta su cui si reggerà il proseguo della loro stagione. Partire con il piede giusto può dare quella scarica di energia e ottimismo di cui una squadra e i suoi tifosi hanno sempre bisogno. Che atmosfera roboante, amici! È il clima ideale per... È bastato un attimo per impadronirsi della partita. I campioni come lui sanno come sbagliare.
occasione di contropiede. Se ne va. Conclusione. E hanno segnato ancora. E con questo sfonda il muro dei 50 gol. Niente di più facile. È stato invitato al banchetto e non ha rifiutato. Quasi non ci crede neanche lui di essere stato lasciato così libero. Con le sue doti balistiche deve essere marcato stretto, altrimenti vedi Fabio, sono guai. E parte da 3-0, che è un dominio piuttosto netto. E passa. Fabio in dribbling. Che spazio per ripartire, possono sfruttare nello spazio, attenzione. Una scivolata abbastanza dura. Respinge il tentativo dell'avversario. Recupera palla con un ottimo intervento. Billingham. Vinicius Junior. Tocca verso il centro. Poteva essere un gran pallone, peccato, questione di centimetri. Fabinho. Billingham. Il Bayern di Monaco è sopra, un buon primo tempo per loro fino a questo momento. Prova a darla profonda nello spazio. Il passaggio aveva i tempi giusti, così come il difensore. Il portiere la spedisce su. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Si è capito con il compagno qui. Fa male i calcoli, il pallone non passa. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Palla fissata per Cross di rimbocco con la testa. Beh, vabbè, qui ci aspettavamo sicuramente una soluzione migliore. Al di là dell'esito finale, quest'azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. Servito sulla fascia. Arriva il fischio dell'arbitro, può passare per questo primo tempo. Tre lampi stanno decidendo questa gara dopo 45 minuti e la partita sembra avere già un padrone. Da una parte bisognerà gestire eventuali cali di tempo. E l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. Compagno. Occasione per il contropiede. Il pallone per Neymar. Ecco, rimane il portiere da battere. Zinchenko. Spazi intasati in avanti e quindi ricomincia da capo. Hanno aumentato i giri del motore, Luca, guarda come pressano. Sì, Fabio, l'intensità del pressing è cresciuta tantissimo. Stanno provando ad aggredire gli avversari per conquistare rapidamente il pallone e ripartire velocemente. E la loro filosofia mi sembra chiara adesso. Devono solo cercare chance per tirare. Primo calcio d'angolo dell'incontro. I difensori sono pronti a salire. Vediamo se riescono a sfruttarlo. Può cercare il taglio in mezzo. La cross in mezzo. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Pericolo. Riesce ad allontanare. Zinchenko. Sceglie di andare per via verticali. Cross di Maria. Allontana
difensore della caccia lunga. Vede lo scatto e cerca la profondità. Allontana il pallone. Tornano subito sulla palla. La sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Neymar oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist man. Intercetta il pallone, ben fatto. Supera il diretto avversario. Messi prova immediatamente in avanti. Qui può partire il contropiede. Passa il pallone, però male. Ruben Dias. Possesso di palla prolungato per amministrare il vantaggio. Foden. Errore qui, pallone sprecato. Guardate la gioia dell'allenatore, quella dei giocatori e ovviamente quella del pubblico che finalmente può festeggiare. Vinicius Junior. Amici da casa, la partita che vi presentiamo non ha probabilmente la build dei grandi match e ha un'importanza anche relativa nel quadro generale della competizione, ma l'orgoglio è un sentimento ben presente in questo sport e i suoi protagonisti non ne sono certo immuni. La competizione e lo spettacolo in campo non potranno che guadagnarne. Godiamoci 90 minuti del nostro sport preferito. La struttura dell'Allianz Arena si tinge di un rosso brillante ogni qualvolta la squadra della città gioca in casa. L'arbitro ha già dato il via al cronometro. Bayern di Monaco e Santos. Lautaro Martinez. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e
precisi. Passa il pallone, però male. Spazza via senza pallone. Avanzano con una intricata rete di passaggi.
avversari ancora a zero. Se ne occupa l'estremo difensore. Cross di Pavard. Non tergiversa, allontana la palla. De Pau. Palla in avanti verso il compagno. Lungo passaggio in avanti. Vinicius Junior vede lo scatto e cerca la profondità. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. E toglie la palla dalla zona rossa. Il Santos sembra un po' corto di idea in questa fase. Cercano di aggirare la difesa con la loro rete di passaggi, ma è una strategia che non sembra funzionare. Gioca una palla lunga.
appassionati. Versatevi un bicchiere della vostra bibita preferita e restate con noi. Fuori dei tifosi del Bayern, i Kierotten si odono ben al di fuori delle mura dello stadio e rendono onore alla straordinaria storia del Bayern. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Bayern di Monaco e Napoli si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Allarga e gioco con pallone a sinistra. Cross di Vinicius Junior. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Quando si parla di pilastri difensivi non si può non pensare a uno come Martin De Michelis, un vero e proprio bastione intorno a cui erigere una fortezza. Sì Fabio, è un calciatore dall'intelligenza tattica sopraffina, in grado di giocare sia da mediano che da centrale difensivo. Due ruoli che arrivano. Occhio, salva Casillas, parata da campione, sulla confusione velenosa. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Primo calcio d'angolo dell'incontro, i difensori sono pronti a salire. Vediamo se riescono a sfruttarlo. C'è spazio in avanti, devono andarselo a prendere subito.
buona occasione per Ronaldinho. E foul. Neymar cerca un'azione veloce, il pallone per Neymar, cerca il movimento di sua profondità, si avvicina alla porta. Rudiger cercano la ripartenza rapida, può essere veramente pericoloso. Rodrigo, Ronaldinho prova a superare la difesa con un filtrato, chance per tirare, e Ronaldo era proprio sul filo del fuorigioco, ma è riuscito a scattare oltre l'ultimo difensore con un tempismo perfetto. E con questo gol raddoppia il suo bottino di oggi. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Serve ritmo e velocità per giocare subito in transizione. E passa! De Paul. Neymar riceve la palla. Adesso possono ripartire in contropiede. Scodella in avanti. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Prova a fare tutto da solo. De Paul deve solo tirare. Vede lo scatto e cerca la profondità. La scaglia il più lontano possibile. Questo è l'atteggiamento giusto, Fabio. Se continuano così possono tornare in partita. Occasione per Mbappé. Mbappé! E toglie la palla dalla zona rossa. Vinicius Junior cerca la profondità, ma niente da fare. De Paul. Neymar, grandissima lettura, riconquista il pallone. Tchouaméni. Niente di fatto, azione interrotta. Prova a giocarla in profondità. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Pedri. Frenkie de Jong. La palla è ancora loro, riprende l'azione d'attacco. Prova a darla profonda, nello spazio. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Neymar, oggi autore di ben due assist. La mette sulla sinistra, ci prova con un pallone profondo, non si lascia abbindolare, recupera palla. Meritano gli applausi del pubblico per la loro fame di gol. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. La loro caparbietà è evidente. Purtroppo quello che manca è il tempo. Cristiano Ronaldo. Number 47. Phil Foden. Number 13. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Tenta Filippo Inzaghi. La recuperano immediatamente. Passa il pallone, però male. C'è la palla lunga, in avanti. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Sceglie di andare per vie verticali. C'è il cross. Non prende rischi e l'allontana. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Sono stati forse un po' superficiali in questo frangente. Per come si è messa la gara, devono capitalizzare al massimo le occasioni che gli arrivano. Fa
Fabinho. Non hanno tutto il tempo del mondo, devono sfruttare meglio le occasioni che riescono a costruire. Errore qui, pallone sprecato. Messi può liberare il tiro, la gioca a sinistra. Vogliono recuperare lo svantaggio, ma non possono farsi prendere dalla frenesia. Devono giocare con la testa e non sprecare più niente. Rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Passaggio, occhio alla conclusione. Il pallone è dentro. Trovano il pari all'ultimo respiro. Grande entusiasmo dei tifosi. Foden ha effettuato un ottimo inserimento. Passaggi come... L'arbitro dichiara che è arrivato l'epilogo del match. È stata una partita ricca di gol, nessuno è riuscito a prevalere. Al di là del risultato, oggi ha vinto il fair play. L'arbitro non ha mai dovuto ricorrere ai cartellini. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Quando una gara finisce senza vincitori, lascia sempre un po' di amaro in bocca all'una o all'altra squadra, a volte anche a tutte e due. Io credo che oggi i giocatori in campo non si possano rimproverare più di tanto, però. Siamo ai titoli di coda. Un ringraziamento a Luca Marcheggiani. PlayStation.